da politica societaria, diciamo, impostata sin da pre-pandemia, quindi noi siamo partiti poco prima, questo progetto è partito poco prima della pandemia e quindi ha avuto 2 anni all'interno della nostra borchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti. Mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Buonasera a tutti e un saluto a tutti gli sportivi di Chilometro Zero, alla Sansovino e a tutti gli amici del calcio. Parlando della programmazione all'interno della Sansovino, la parte tecnica è guidata da Marco Carrara, che è coadiuvato da Manuel Branchi e da Gabriele Corradeschi. È una struttura piramidale all'interno della quale appunto Marco dà le direttive, sta al pezzo nei vari campi, nei 4 campi di allenamento della Sansovino e siccome l'impegno è importante ha 2 collaboratori come Gabriele Corradeschi appunto e Manuel Branchi. La programmazione tecnica è impostata seguendo le direttive FIGC, tant'è che noi, la Sansovino fa parte del centro federale AST e quindi con i continui interventi almeno 2 volte al mese di Nicola Brunico per la federazione e 1-2 volte al mese gli interventi dei tecnici della Fiorentina alla quale siamo affiliati. Mi collego a quello che ha detto il nostro direttore Nicola Leonardi. La nostra è una struttura piramidale dove lui è il direttore diciamo, generale. Io, Manuel Branchi e Gabriele Corradeschi siamo diciamo, i tre addetti alla tecnica e stiamo crescendo moltissimo sotto tutti i punti di vista. Come ti stavo dicendo, anche a livello societario ci stiamo strutturando in maniera, io credo, importante. Diciamo che i primi risultati si stanno vedendo a livello proprio di settore giovanile, no? Perché tanti ragazzi stanno migliorando, si divertono. Domenica, anche domenica, avevamo un 2006 in prima squadra, Bigazzi, e sono sicuro che negli anni a venire ce ne saranno tantissimi dei nostri giovani che calcheranno i campi con la prima squadra, ecco. Per quanto riguarda la nostra struttura, diciamo, impiantistica, è abbastanza complicata perché ci alleniamo su 4-5 campi e giochiamo su 6 impianti. Quindi l'organizzazione non è semplice, ma all'interno della Sansovino la struttura organizzativa ha messo a capo della manutenzione e gestione degli impianti Giuliano Pascucci, una delle colonne portanti della Sansovino, che grazie alle sue capacità tecniche, lavorative e la sua esperienza riesce a fornire a tutti gli allenatori e a tutti i ragazzi degli impianti in ottime condizioni per poter fare l'attività. Impianti sportivi per una società di calcio o comunque una qualsiasi società che fa sport sono fondamentali perché sono una risorsa fondamentale per avere comunque degli spazi, delle strutture, delle attrezzature che sono di vitale importanza per far sì che tutto funzioni alla perfezione. Quindi senza impianti sportivi e impianti di un certo livello sicuramente il lavoro societario è completamente stravolto e molto più difficile e portare in fondo dei progetti importanti come il nostro sarebbe praticamente impossibile. La nostra struttura organizzativa, diciamo che va un attimino sopra quello che è l'insieme dello staff tecnico di tutti i nostri 20 allenatori, vede una struttura appunto piramidale con un direttore generale che è Augusto Bertini, che coordina tutto, il segretario generale che è Fratini Mauro. E la parte tecnica, come ho detto prima, c'è un direttore sportivo che è Mauro Lalletti, coadiuvato da Emiliano Fattorini, mentre la parte prettamente tecnica è seguita da Marco Carrara, Gabriele Corradeschi e Manuel Branchi, che è quello un po' più preposto per la scuola calcio.
c'è più da lavorare che da guardare le soddisfazioni, secondo me. Le soddisfazioni è giusto guardarle, ma bisogna sempre guardare comunque, essendo un progetto ambizioso, bisogna continuare a meritarsi le cose e soprattutto bisogna continuare a lavorare duro, come è un po' l'etica che si trasmette anche ai ragazzi, non guardare la vittoria che è stata, ma piuttosto quello che sarà il nostro percorso. E poi comunque anche da ragazzi c'è una grande disponibilità, questo è quello che possiamo dire, e da parte nostra idem, cioè abbiamo voglia di lavorare e i ragazzi idem. Per quanto riguarda la nostra programmazione, come da politica societaria, diciamo, impostata sin da pre-pandemia, quindi noi siamo partiti poco prima, questo progetto è partito poco prima della pandemia e quindi ha avuto 2 anni quasi di stop, essendo un neonato progetto, però l'obiettivo è quello di creare una struttura di settore giovanile che possa supportare il progetto della prima squadra, che è un progetto ambizioso. Per far questo, in un primo momento ci siamo concentrati su 2 aspetti. Uno era quello tecnico del miglioramento dello staff, e quindi siamo passati da 3-4 allenatori con qualifica federale a oltre 20 allenatori con qualifica federale, sia come allenatori, come preparatori atletici e scienze motorie o come preparatori dei portieri. L'altro aspetto era quello di aumentare i numeri. Siamo passati da 8-9 squadre a 14-15 squadre e da 140 ragazzi a 260 ragazzi. Ora l'obiettivo è continuare a migliorare nell'aspetto tecnico, quindi migliorare ancora di più lo staff e iniziare a fare un po' di selezione nella parte agonistica. Questo è l'obiettivo tecnico. L'obiettivo societario paritetico come importanza per quanto riguarda la Sansovino è quello di creare nuovamente presupposti nei quali i ragazzi si sentono la maglia cucita addosso, ci sia un senso di appartenenza, che è stato uno degli elementi chiave del successo della Sansovino negli anni 90. Questo è quello che vorremmo raggiungere. Quindi concludo salutando tutti gli spettatori e tutti i seguaci di Chilometro Sport a Chilometro Zero e tutti gli amanti del calcio, soprattutto giovanile. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Mi raccomando di non svelare i segreti. Assolutamente, però facciamo vedere quello che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno.